15 fantastiche funzioni per il telefonino di cui non sapevi l'esistenza. Oggigiorno tutti hanno un cellulare in tasca, tuttavia solo poche persone sanno che digitando alcuni tasti sono disponibili delle opportunità nascoste. Esistono molti di questi codici. Alcuni funzionano con tutti i telefonini, altri solo con determinati modelli, ma tutti quanti ti permettono di provare alcune interessanti ed utili funzioni. Il team de Il Lato Positivo ha raccolto le combinazioni più interessanti che ti consentiranno di utilizzare funzioni nascoste nel tuo telefonino. Sai che puoi nascondere il tuo numero quando effettui delle chiamate in uscita? Guarda il nostro nuovo video per scoprire altri trucchi per telefonini. 15. Codice eMail. Questo semplice codice asterisco cancelletto 06 cancelletto è disponibile sia per gli utenti iPhone che per Android. Premendolo è possibile visualizzare il numero di identità internazionale dell'apparecchiatura mobile o, come viene chiamato in breve, eMail. eMail è un codice univoco per il tuo telefono. Può essere veramente utile in molti casi, ad esempio se perdi il telefono o qualcuno te lo ruba. Conoscendo il tuo numero eMail, se necessario, puoi facilmente bloccare il dispositivo direttamente dalla rete del tuo fornitore di servizi. La polizia usa spesso questo numero per l'identificazione, quindi basta digitare la combinazione per scoprire quale numerazione appartiene al tuo telefonino. Non sai mai quando ne avrai bisogno. 14. Identificazione del numero. Il codice asterisco cancelletto 30 cancelletto ti aiuterà ad attivare o disattivare l'identificazione del tuo numero. Quindi se vuoi nascondere la tua identità e per un po' di tempo andare in incognito, questa è un'ottima soluzione. Funziona anche al contrario. Premendo asterisco cancelletto 30 cancelletto puoi scoprire l'identificazione del numero della persona che ti sta chiamando, sempre se prima non l'ha disattivato. Sfortunatamente funziona solo su iPhone. 13. Statistiche e menu segreto. La combinazione asterisco cancelletto asterisco cancelletto 4636 cancelletto asterisco ha vari scopi, a seconda del dispositivo. Se disponi di un dispositivo Android, utilizza questo codice per visualizzare il segnale Wi-Fi, le statistiche di utilizzo della batteria e della CPU, insieme ad altre informazioni. Ognuna di queste selezioni ha una varietà di opzioni. Ad esempio, nelle statistiche della batteria puoi trovare lo stato, il livello e persino la temperatura della batteria. Questo codice è molto utile anche per quelle persone che utilizzano Motorola, in quanto apre un menu segreto nel telefono. 12. Nessuna chiamata in uscita. Il prossimo codice funziona solo su iPhone. L'obiettivo principale è disabilitare tutte le chiamate in uscita. A volte è necessario, e questo codice è sicuramente utile. Quindi, se vuoi provarlo, premi la seguente combinazione. Asterisco 33 asterisco cancelletto. Ecco, ora non sarai disturbato da nessuna chiamata in uscita. Non dimenticare che puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento premendo cancelletto 33 asterisco PIN cancelletto. 11. Ripristino immediato dei dati di fabbrica. Una buona notizia per gli amanti di Android. Puoi attivare immediatamente il ripristino dei dati di fabbrica. Dopo aver utilizzato la combinazione asterisco cancelletto 7780 cancelletto asterisco, il telefono rimuoverà le impostazioni dell'account Google nonché i dati e le impostazioni dell'applicazione. Se hai voglia di ripristinare tutte le impostazioni, puoi farlo con un paio di clic. Non dimenticare che questa combinazione è irreversibile, quindi non usarla a meno che non ne sei proprio sicuro. 10. Reinstallazione totale. Se vuoi andare oltre e reimpostare tutte le impostazioni del telefonino e ricominciare da capo, allora puoi ripristinare tutto e contemporaneamente. Il codice asterisco 2767 asterisco 3855 cancelletto non solo rimuove tutti i file e le impostazioni, ma reinstalla anche il firmware del tuo telefonino. Quindi mi raccomando, pensaci molto bene prima di farlo. Una volta inserita questa combinazione, non è possibile tornare indietro. Tuttavia, questo codice funzionerà solo su dispositivi Android. 9. Comunicazione migliore. La combinazione asterisco 3370 cancelletto è disponibile solo per gli utenti iPhone e attiva una codifica EFR. Migliora la qualità della comunicazione, ma purtroppo riduce la durata della batteria. Quindi devi essere preparato al fatto che dopo aver attivato questa funzione, il tuo telefono si spegnerà prima del solito. Tuttavia è sempre possibile disattivare questa funzione semplicemente premendo cancelletto 3370 cancelletto cancelletto.
8. Ascolta te stesso. Per gli utenti Android è disponibile un'altra caratteristica affascinante. Digita la combinazione **8351***** e sarai in grado di ascoltare la registrazione della tua voce durante le ultime 20 telefonate. Puoi farlo solo per puro divertimento o usare questa funzione quando hai bisogno di ricordare qualcosa detto prima. E chi può rinunciare all'opportunità di riascoltare la propria voce per poi rabbrividire nel sentirla? Io di certo non lo farò. 7. Numero del centro servizi. Gli utenti di iPhone possono trovare rapidamente il numero di un centro servizi del proprio fornitore di servizio semplicemente digitando la combinazione **5005**7672*. Questo è un modo molto utile per avere il numero corretto all'istante, senza doverlo cercare altrove. Ottima idea, Apple! 6. Spegnimento rapido. Hai presente quando premi a lungo il pulsante di accensione e il tuo telefonino, oltre al tasto per spegnere, ti offre alcune opzioni come silenzio e modalità aerea? Qui gli utenti Android mi capiscono. Bene, per i dispositivi Android c'è un semplice codice da inserire che ti aiuterà a cambiare l'azione del pulsante di accensione nel tuo telefonino. Premi ***7594**** e il telefono si spegnerà all'istante senza mostrare questo piccolo menu. Questo trucco può essere alquanto utile, vero? 5. Chiamata in attesa. Abbiamo tutti quei giorni frenetici in cui non si riesce a rimanere al passo con tutto ciò che sta accadendo. Per alcuni di noi, durante il giorno, chiamate e messaggi sono fondamentalmente una parte essenziale della vita quotidiana. Bene, se fai parte di questo gruppo di persone e hai un iPhone, c'è una funzione molto importante che può semplificarti la vita. Questa combinazione è **43*. Digitandolo e tenendo premuto per chiamare, attivi sul tuo telefono l'avviso di chiamata, il che significa che d'ora in poi ogni volta che qualcuno ti chiama quando sei in un'altra conversazione ti verrà notificato. La chiamata in attesa consente inoltre di rispondere immediatamente alla nuova chiamata in arrivo. Un vero must! Se hai cambiato idea, puoi sempre tornare indietro componendo **43*. 4. Menu di servizio rapido. Questo è per i possessori di telefonini Samsung Galaxy. Potresti non saperlo, ma puoi accedere rapidamente al menu di servizio premendo la combinazione ***0011*. Con questo codice puoi esplorare la modalità di servizio e vedere tutte le informazioni aggiuntive di cui potresti aver bisogno. 3. Informazioni sul segnale. C'è un'opzione interessante che è disponibile per gli utenti di iPhone. La modalità grafica non è sempre corretta nel mostrare il livello del segnale, motivo per cui a volte è meglio attivare la modalità numerica. Per farlo, entra nella modalità campo componendo **3001**1234**. Quindi premi e tieni premuto power finché appare il cursore di spegnimento. Quindi rilasciare power e premere home. Ora vedi il tuo segnale in dBA. Tieni presente che -140 dBA è il segnale peggiore che puoi avere e -40 dBA è d'altra parte il migliore. Per uscire dalla modalità numerica, digita lo stesso codice e quindi premi home per uscire. 2. Va dritto alla posta vocale. Ogni tanto capita che non abbiamo voglia di rispondere al telefono. Può essere solo perché vogliamo essere lasciati soli o perché in un certo momento si ha bisogno di concentrazione e nel frattempo tutte queste chiamate ci distraggono. In questo tipo di situazioni, gli utenti iPhone possono attivare la funzione di inoltro delle chiamate in modo che tutte le chiamate in arrivo vengano trasferite direttamente alla casella vocale. Tutto quello che devi fare è comporre ***21* ed ecco fatto. Niente più conversazioni indesiderate. È possibile disattivare l'inoltro delle chiamate in qualsiasi momento componendo lo stesso numero. 1. Nascondi il tuo numero nelle chiamate in uscita. E infine siamo arrivati ad una delle funzionalità più importanti e segrete che possiede il telefonino. Prima di tutto funziona sia per gli utenti iPhone che Android, il che è meraviglioso. E in secondo luogo è questa semplice combinazione, **31**numero di telefono, che ti permetterà di nascondere il tuo numero di telefono in tutte le chiamate in uscita. Vale sicuramente la pena di provarlo. Quale di questi codici trovi più utile? Facci sapere la tua opinione nella sezione commenti qui sotto. E non dimenticare di cliccare il pulsante mi piace sotto al video e condividerlo con i tuoi amici.
Se vuoi vedere altri video come questo, fai clic su iscriviti e unisciti a noi su Il Lato Positivo.